Passiamo ora a un'altra macchina a vapore, sempre della fine del 1600, è la macchina di Savery. A differenza della macchina di Papin, che funzionava come un motore, facendo andare su e giù un pistone mobile, invece la macchina di Savery serviva per estrarre l'acqua dalle miniere di carbone. All'inizio della rivoluzione industriale in Inghilterra si utilizzava, la legna per produrre il calore nelle macchine termiche, cioè si bruciava la legna. Successivamente si è iniziato a bruciare il carbone, però il carbone andava estratto dalle miniere. Molto spesso le miniere erano allagate dalle falde acquifere e quindi per poter estrarre il carbone dal fondo della miniera era necessario prima rimuovere l'acqua. La macchina di Savery aveva questa funzione, cioè di sollevare l'acqua dal fondo della miniera e trasferirla in superficie. Questo è il livello del terreno e questo è il fondo della miniera. Vediamo come funzionava la macchina di Savery. C'è la caldaia che contiene acqua liquida e qua sotto viene bruciato un combustibile e quindi l'acqua liquida vaporizza. All'inizio questo cilindro, che è il condensatore, è pieno d'acqua liquida e le quattro valvole A, B, C e D sono tutte e quattro chiuse. A questo punto si aprono le valvole A e B. Il vapore entra nel cilindro e spinge via tutta l'acqua che vi è presente. La spinge via grazie alla pressione del vapore, quindi l'acqua viene spinta verso l'alto perché la valvola B è aperta e quindi l'acqua viene portata in superficie. L'acqua non viene spinta in basso perché la valvola D è chiusa. Ora il cilindro è pieno di vapore surriscaldato, non più d'acqua. A questo punto si apre la valvola D e anche la valvola C. Attraverso la valvola C cade dell'acqua fredda sul cilindro. E quindi tutto il vapore che sta all'interno improvvisamente condensa e si forma uno strato d'acqua liquida in fondo. La pressione che c'era qua dentro improvvisamente cala praticamente a zero, si crea un vuoto parziale, perché non c'è più il vapore è diventato acqua. Ma allora la differenza di pressione che c'è tra l'interno del cilindro e il fondo della miniera, la pressione è molto minore nel cilindro che sul fondo della miniera. Questa differenza di pressione spinge l'acqua che sta sul fondo della miniera a salire nel cilindro. Quindi il cilindro si riempie d'acqua. Quest'acqua sale dal fondo della miniera, spinta dalla differenza di pressione perché c'è più pressione in fondo alla miniera che nel cilindro. Nel cilindro si è creato un vuoto. Ho dimenticato di dire che prima di aprire le valvole C e D bisogna chiudere A e B. Infatti, in questo modo il vapore non può continuare a entrare nel cilindro e nemmeno l'acqua può entrare nel cilindro da sopra. Quindi, con le valvole A e B chiuse, l'unica possibilità è che questo vuoto parziale sia riempito dall'acqua che sale dal fondo della miniera nel cilindro. Ora siamo tornati nelle condizioni di partenza, le quattro valvole chiuse e il cilindro pieno d'acqua. Si riaprono quindi le valvole A e B, in modo da permettere al vapore di entrare nel cilindro e di spingere via il vapore, cioè il vapore entra nel cilindro e spinge via l'acqua liquida. L'acqua liquida risale e viene portata in alto. A questo punto di nuovo si chiudono le valvole A e B, il cilindro è pieno di vapore ad alta pressione. Si aprono le valvole C e D, si raffredda tramite il getto d'acqua questo cilindro. Il vapore all'interno condensa in acqua liquida e la pressione si abbatte all'interno. Questo vuoto che si è creato viene riempito dall'acqua che sale dal fondo della miniera dove la pressione è maggiore. E quindi un'altra quantità d'acqua è salita dalla miniera al cilindro. Successivamente, chiudendo C e D e riaprendo AB, quest'acqua viene portata al livello del terreno. Quindi un ciclo della macchina di Savery praticamente è fatto di due fasi. In una prima fase, l'acqua dal fondo della miniera sale nel cilindro e nella seconda fase la stessa acqua viene portata al livello del terreno. Poi ricomincia il ciclo. Altra acqua, sale dal pozzo della miniera al cilindro e nella seconda fase del ciclo quest'acqua viene portata, a livello del terreno. Quindi il bilancio netto alla fine di un ciclo, di ogni ciclo, è che una quantità d'acqua è stata trasferita dal fondo della miniera al livello del terreno e piano piano la miniera viene quindi prosciugata. Tutto questo è spiegato in queste tre righe.
E il bilancio netto è una quantità d'acqua che è salita dal fondo della miniera F fino alla superficie T terreno. Vediamo adesso i tre ambienti tipici delle macchine termiche, cioè caldaia, il luogo del movimento e il condensatore. Qui sono separati perché la caldaia si trova in questa zona, il luogo dove avviene il movimento è praticamente tutto questo condotto, compreso il cilindro, e quindi in pratica il condotto, cilindro e fino al terreno. E invece il condensatore è il luogo dove si condensa il vapore in acqua liquida e è questo cilindro qua. Quindi vediamo che sono tre ambienti più praticamente separati. Questo migliora le prestazioni della macchina perché la caldaia non subisce variazioni termiche, nel senso che rimane sempre un luogo caldo, il condensatore rimane sempre abbastanza freddo e il passaggio dell'acqua avviene attraverso questa conduttura, oltre che naturalmente va e viene attraverso il cilindro. Vediamo adesso l'animazione virtuale, la macchina di Savery, sempre il sito di Luciano Piazza. Questa è la situazione iniziale con il cilindro pieno d'acqua. Qui le valvole sono 3, V1, V2 e V3. Diciamo che all'inizio sono tutte chiuse, a questo punto viene aperta la valvola V1 e la valvola V2. Lo capiamo perché vediamo che è stato sollevato questo interruttore, diciamo. L'apertura della valvola V1 permette al vapore, questa è la caldaia, il vapore prodotto dalla vaporizzazione dell'acqua, il vapore può entrare dentro il cilindro. Vediamo infatti il vapore progressivamente entrare e espellere quindi l'acqua dal cilindro. Il vapore continua a entrare ancora fino quasi a riempire il cilindro. Ora il cilindro è pieno di vapore ad alta pressione e l'acqua è stata tutta quanta sputata fuori dal cilindro. A questo punto si chiudono le valvole V1 e V2, interrompendo così il ulteriore flusso di vapore nel cilindro. Entrano quindi in gioco gli iniettori di acqua fredda, che iniziano a spruzzare acqua fredda sul cilindro per raffreddarlo. Vediamo l'acqua che progressivamente raffredda il cilindro, finché il vapore non inizia a condensare. Diventa acqua liquida e adesso all'interno del cilindro c'è il vuoto, cioè c'è una depressione, un vuoto parziale con una pressione molto bassa. Allora si apre la valvola V3. Vediamo che infatti l'interruttore è uscito e la grande differenza di pressione che c'è tra il fondo della miniera e il cilindro con una depressione all'interno fa in modo che l'acqua dal fondo della miniera vada a riempire il cilindro. Il cilindro quindi si riempie dell'acqua del fondo della miniera. A questo punto il cilindro è pieno dell'acqua che è stata risucchiata dal fondo della miniera. Si chiude quindi la valvola 3 e si riaprono le valvole 1 e 2 e siamo pronti per un nuovo ciclo termico. Adesso il vapore rientrerà dentro il cilindro e espellerà l'acqua, come vediamo mandando avanti la simulazione virtuale. Il vapore ha espulso l'acqua, poi il vapore viene fatto condensare, si crea il vuoto parziale e l'acqua sale su dal fondo della miniera. Quindi vediamo ancora, adesso il vuoto parziale, l'acqua sale su, il vapore butta fuori l'acqua, il vapore condensa in acqua liquida, si apre la valvola V3 e l'acqua liquida sale su. Vediamo quindi qual è l'effetto netto alla fine di un ciclo termico. L'effetto netto è stato che una quantità d'acqua adesso sale dal fondo della miniera nel cilindro e poi il vapore la butta fuori a livello del terreno. Un'altra quantità d'acqua adesso sale nel cilindro e il vapore la espelle. Quindi riassumendo, l'acqua sale dal fondo della miniera, sale nel cilindro e il vapore la butta fuori. Altra acqua sale dal fondo della miniera nel cilindro e il vapore la butta fuori. Il bilancio netto è che una quantità d'acqua è salita dal fondo della miniera nel cilindro e è stata buttata fuori dal fondo della miniera a livello del terreno.